Buongiorno a tutti e benvenuti su Cucina Botanica. Io sono Carlotta, insegnante di cucina vegetale e oggi in questo video parleremo di come fare dei frullati veramente super buoni. Parleremo di nutrienti, di sapore, di texture per ottenere delle colazioni sazianti e deliziose oppure delle merende o quello che volete. Consiglio numero 1. Dolcificanti. Come dolcificante non c'è bisogno di usare lo zucchero. Ci sono tante alternative come per esempio le banane mature che sono perfette per i frullati e contengono naturalmente più zucchero di quelle normali, ma alcune persone non amano le banane e in questo caso vi consiglio di usare i datteri, che regalano una dolcezza infinita ma che come la banana contengono la fibra, quindi meglio dello zucchero, perché così non ci torna fame subito dopo. Anche il mango e l'ananas sono due frutti ottimi per dolcificare i frullati, che se tagliati nel momento giusto sono gustosissimi e molto dolci. Stessa cosa per le fragole. Ultimo consiglio: lo sciroppo d'acero, che è ottimo come sapore, a me piace moltissimo, ma che è diciamo un po' meno sano di tutto quanto appena citato. Comunque la cosa importante è sempre la quantità, diciamo meglio un cucchiaino di sciroppo d'acero che 10 datteri, quindi insomma ci siamo capiti. Consiglio numero 2, consistenza. Per rendere un frullato cremoso ci sono un po' di cose che si possono fare. Le migliori alternative per me sono la banana e l'avocado. E poi c'è lo yogurt, io uso quello di soia bianco senza zucchero di solito. E poi ci sono i burri di frutta secca, come il burro di mandorle o quello di nocciole o di arachidi, che sono deliziosi e anche in questo caso vi consiglio un cucchiaino o due. Anche i semi di chia sono ottimi per addensare un frullato che è abbastanza fluido, basta inserirli nel frullatore insieme a tutto il resto. Consiglio numero 3, sazietà. Un frullato può fungere da apribuco nello stomaco oppure tamponare la fame e farci arrivare tranquillamente al pasto successivo. Per rendere il vostro frullato più saziante ci sono un po' di cose che si possono fare. La prima tra tutte è quella di aggiungere un grasso all'interno del vostro frullato, che rallenterà l'assorbimento e che farà anche sì che tutte le vitamine liposolubili della frutta e della verdura vengano assorbite più facilmente. Quindi aggiungere una piccola dose di grasso all'interno del nostro frullato è sempre un'arma vincente di cui non dobbiamo avere paura. I burri di frutta secca sono perfetti, così come l'avocado e i semi. Consiglio numero 4, freschezza. Per me un frullato delizioso deve essere molto fresco. Per ottenere la temperatura più bassa possibile vi consiglio di tenere gli ingredienti in frigo fino all'ultimo momento e aggiungere un paio di cubetti di ghiaccio mentre frullate. O in alternativa, questo specialmente per chi vuole un frullato super corposo, vi consiglio di congelare alcuni dei frutti che userete per fare il vostro frullato. E ora che abbiamo imparato un paio di cose sui frullati, iniziamo subito con le ricette di oggi. Frullato numero 1, antiossidante. Il primo frullato che vi mostrerò oggi è uno dei miei preferiti, perché contiene il mio frutto preferito, ovvero i mirtilli. Ci basterà una banana congelata, alla quale aggiungerò un pacchetto di mirtilli da 125 grammi, un vasetto di yogurt di soia bianco, un cucchiaio di semi di canapa, una manciata di fragole e un bicchiere di tè verde lasciato raffreddare. In alternativa va benissimo il latte che preferite. Ed ecco qui il nostro frullato pieno di antiossidanti e super nutriente. Frullato numero 2, energizzante. Questo frullato è perfetto per chi vuole iniziare a mangiare qualche verdura in più. Vi giuro che è delizioso, provatelo e fatemi sapere. Mettiamo una bella manciata di spinacino baby nel frullatore, insieme a mezza banana, mezzo avocado, e in questo caso il mio è congelato, un cucchiaio di semi di girasole, il succo di mezzo lime o di mezzo limone, un cubetto di zenzero fresco e del ghiaccio. Il nostro liquido qui sarà un bicchiere di latte di mandorla. Questo frullato è delizioso, ma vi consiglio di berlo appena possibile e di utilizzare un avocado buonissimo, perché altrimenti potrebbe risultare un po' amaro. Frullato numero 3, comfort. Ovvero quello di quando mi viene voglia di un frullato, ma mi rendo conto di non avere niente in casa di frutta, se non qualche pezzo di banana congelata. Benissimo, ci basterà. Per fare questo frullato serve infatti una banana, un bicchiere di latte di mandorla, due datteri, e questa volta stiamo abbondando perché parliamo di comfort, quindi un po' di dolcezza in più ci sta, mezzo cucchiaino di cannella, una puntina di vaniglia,
e per finire 2 cucchiaini di burro di mandorla. Se non ce l'avete, non stressatevi, vanno benissimo anche 6 o 7 mandorle che tanto poi verranno frullate insieme a tutto il resto. Qualche cubetto di ghiaccio e frulliamo finché il tutto non è cremosissimo. Ed ecco qui il nostro frullato comfort, ideale per le giornate difficili. Frullato numero 4, tropicale. Alcuni di voi sanno che io ho un debole per la frutta tropicale, che purtroppo non è la scelta più ecologica che possiamo fare, per cui cerco di limitarne l'acquisto, ma una volta ogni tanto ci può anche stare. Questo frullato è una bomba di sapori. Per farlo vi servirà una papaya, mezzo mango e 2 fette di ananas a cubetti, un cucchiaio di semi di chia e un barattolo di yogurt di soia, qualche cubetto di ghiaccio e frulliamo alla massima potenza. Ed eccolo qui, freschissimo e ricchissimo di vitamine. E se volete aggiungere mezza banana anche qui, sappiate che sta benissimo insieme a tutto il resto. Frullato numero 5, mocaccino. Questa è la perfetta colazione estiva per chi ama il caffè e il cioccolato. Mezzo avocado per dare cremosità e per i grassi sani, un cucchiaio di cacao, un cucchiaino di caffè solubile, in alternativa va benissimo una tazzina di caffè lasciata raffreddare, una puntina di cannella, una di vaniglia, un dattero snocciolato e 200 ml di latte di mandorla. Qualche cubetto di ghiaccio e frulliamo. Ed eccolo qui, meravigliosamente fresco e super goloso. E anche per oggi le ricette sono finite. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se sì, se volete, potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante rosso iscriviti qui sotto, così da non perdervi nessuno dei prossimi video. E se fate queste ricette, mi raccomando, ormai lo sapete, ma non dimenticatevi di taggarci su Instagram, perché è sempre un piacere grandissimo. Io direi che per oggi è tutto, vi saluto e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!